un convegno di bioetica per mandare dei messaggi? Sicuramente sì. Allora, una delle caratteristiche principali del centro di bioetica è proprio quello di portare dei messaggi etici a tutta l'Umbria, ma soprattutto alle istituzioni. Ci sono dei punti fondamentali della nostra attività, quale quello di dare formazione a tutte le varie professioni esistenti, di aiutare le famiglie come centro strutturale della società e anche e soprattutto quello di dare ai nostri ragazzi, ai nostri figli, no, quell'istruzione e quell'educazione necessaria per far emergere i valori etici. Bioetica e postumano, un convegno per fare il punto sull'attuale società e sui suoi disagi. Qual è il ruolo della stampa, direttore? Beh, intanto il compito della stampa in generale è quello di aiutare la gente a capire il tempo che vive e a illuminare gli aspetti che determinano i problemi che poi si scaricano sulle persone, sulla loro quotidianità. Io dico che serve aumentare la consapevolezza della gente, per dargli le chiavi di lettura e per essere esigente con coloro che amministrano la nostra società, per essere giustamente capace di tentare un protagonismo positivo. Ecco, se non si sanno le cose come stanno, non si riesce neanche a incidere. Professore, parlare di biopolitica alla gente che perde il posto di lavoro e quasi senza speranza è un po' dura. Beh, è chiaro che per la gente che non ha speranza, parlare di biopolitica può anche sembrare un'astrazione, però ecco, la posta in gioco su questo tema è molto alta. Perché in effetti ne va davvero dell'idea che noi abbiamo dell'uomo. Nella biopolitica in fondo c'è una, diciamo, tendenza a pensare che l'uomo possa essere un esperimento di se stesso. Questo è un rischio antropologico forte che potrebbe far sentire i suoi effetti anche su quelle persone umili che in genere hanno altro a cui pensare, ma forse un certo disinteresse nei confronti di quelle persone ha a che fare anche con una mentalità come quella che noi vediamo, diciamo, iperbolizzata tra certi intellettuali che parlano di biopolitica, per i quali alla fin fine si tratta di andare oltre l'uomo. Probabilmente nei confronti di questa povera gente alcuni pensano che non valga la pena interessarsi più di tanto.